sabato 2 febbraio siamo stati a Dams Lab. Questa mostra ha un titolo particolare, Disegni accomodati, per una ragione specifica. Questo è uno spazio volutamente non espositivo, è uno spazio di attesa, un grande atrio. Non si può appendere nulla a muro, non ci si può comportare come in una situazione canonica da spazio espositivo. Per cui i disegni sono letteralmente accomodati su delle sedie ricavate dall'artista su misura per le tele. La mostra però, diciamo così, ha un tema sostanziale, che è quello della casualità, cioè c'è una domanda di fondo: che cosa può il caso in un processo creativo che è di per sé sempre controllabile, sempre indotto e sempre progettuale. La prima, diciamo, sezione di questa piccola mostra dedicata appunto alle tele si esplica nella disposizione di quattro tele che hanno un'origine comune, la serie unitaria e la nascita di questa serie, come Giuseppe De Mattia è solito lavorare, deriva dalla rivalutazione di oggetti poveri, di oggetti inutili. Il piatto che vediamo qua De Mattia rompe, però è tutt'altro che un rifiuto, ma è una matrice di significazione, sostanzialmente direi così, per cui nascono tele, nascono opere. Qui il processo casuale è abbastanza sofisticato. L'artista Giuseppe De Mattia seleziona un piatto, processo conscio, lo rompe, come si vede nel video, in maniera del tutto casuale e inconscia, e seleziona certe porzioni di decorazione da un piatto semplice, inutile, da mercatino dell'usato, e le trasferisce su una tela, ridando vita a un oggetto che vita non ne ha. La performance, che appunto i cui risultati sono dietro di me, giacca militare svizzera è il nome della performance, la giacca la vediamo lì posata su una sedia, è una giacca a cui è collegato un dispositivo a cui sono fissati un carboncino e due matite. Il performer, che è stato Mattia Payet durante l'opening di questa mostra, ha indossato la giacca e, seguendo le indicazioni di Giuseppe De Mattia che sono scritte sul fogliaccio di sala, ha eseguito sostanzialmente dei giri attraverso i quali, su fogli messi a terra, si sono create forme, semicerchi, che sono stati poi staccati e ricomposti su quell'asta. È evidente qui quanto un processo evoluto, studiato e pensato abbia a che fare con degli imprevisti casuali. È capitato durante la mostra che il carboncino si rompesse. Era un imprevisto previsto, diciamo così. La rottura del carboncino, nel caso specifico nostro, ha però fatto sì che il carrellino che porta carboncino e matite andasse zoppo. Questo è un imprevisto ulteriore che conferma quanto un influsso casuale in un processo creativo abbia sempre un suo valore, una sua importanza. De Mattia fa questo, tornando però e sempre richiamando un'origine povera dell'arte, un'origine materiale e un'origine che rimanda al disegno da cui tutto è nato. Il progetto Curatore per un giorno nasce da una collaborazione dell'Università di Bologna in collaborazione con il Mambo. I promotori del progetto sono la professoressa Silvia Grandi, Silvia Evangelisti, Lucia Corrain e Lorenzo Balbi, che hanno voluto dare agli studenti una possibilità concreta di cimentarsi nell'allestimento e nella curatela di una mostra. La prima cosa assolutamente formativa è stata questa, ovvero il fatto che abbiamo parlato con l'artista e ci siamo confrontati con lui, e quindi abbiamo elaborato un progetto che fosse praticabile in questo spazio. Il risvolto successivo è stato mettere in pratica questo progetto, perché una volta che appunto l'abbiamo ideato, l'abbiamo spedito e poi abbiamo capito che eravamo stati selezionati, la seconda parte dell'esperienza è proprio avere a che fare con tutti quelli che sono appunto i risvolti proprio logistici, e quindi insomma il lavorare in un gruppo che non fosse solo quello con cui si è ideato il progetto, ma che fosse appunto un gruppo molto più ampio, quindi una sorta di coordinazione necessaria che insomma mi rendo conto che non è stato molto facile dover coordinare tutto e alla fine riuscire a mettere in pratica il progetto. Però nel momento in cui una volta lo si mette in pratica e lo si vede nascere e lo si riesce ad allestire e all'opening vengono un sacco di persone che sono interessate, e è proprio bello perché hai fatto questa esperienza, sei riuscita a metterla in pratica e a costruire una mostra che effettivamente può piacere e fa piacere che piaccia. E quindi questo è molto bello.